Eccoci, parliamo un po' di Inter e caro Becca, ti devo dare un'altra brutta notizia in quest'estate in cui, insomma, l'Inter sta scoprendo un problema che non aveva da molto tempo, cioè quello degli infortuni muscolari. Si è fermato anche Çalhanoğlu. Domani l'Inter deve giocare l'amichevole col Chelsea. Per precauzione Çalhanoğlu non parte, un affaticamento. Ora, Taremi, Zielinski, De Vrij e adesso anche Çalhanoğlu. C'è magari qualcosina, non lo so, da rivedere nella preparazione oppure succede, punto. Secondo me succede perché abbiamo visto l'anno scorso pochi Quasi infortuni, nessuno, no? L'Inter l'anno quindi scorso. credo che sia casuale. Non credo che, anche perché la squadra è stata bene, cioè è una competitiva su tutte le competizioni, quindi credo che sia. Stavo pensando cosa può. No, ma nulla di strano. Perché magari hai caricato perché c'era la partita, ma non credo, perché ormai i collaboratori anche di Simone lavorano con lui da tantissimo tempo, quindi. Forse Becalossi si sono riposati pochi, fra la Coppa America e il campionato europeo, sai, forse hanno anche riposato poco quest'anno, perché molti giocatori hanno fatto 2 settimane di vacanze, gli altri anni facevano un mese, Però che non magari è la lì stessa cosa. io più che problemi magari sul campo sono giocatori che hanno viaggiato molto e viaggiando Certo. molto magari sai Stressa anche che il fisico, no? non è sicuramente un problema di staff tecnico o diciamo di preparatori perché sono gli stessi dello Beh, io scorso quando anno che viaggiavo spesso secondo me in hanno fatto aereo mi miracoli. sfilavo perché avevo paura, quindi Perché anche una cosa che mi faceva sempre meravigliare era il fatto che quando c'era un muscolare per i giocatori del Milan stavano fuori 4 mesi, c'era un muscolare per quelli dell'Inter 15 giorni giocavano ancora. Quindi voglio dire, bravissimi preparatori, tanto di cappello, e siccome sono sempre gli stessi, dubito che sia un problema, non credo che abbiano No, no. cambiato l'impostazione e il lavoro. Ecco, forse una casualità o forse il fatto che hanno fatto poche vacanze, ma non credo che Sì, ma sia tanto più una Gianni, è 40 casualità. anni che parliamo sempre delle stesse cose, quindi Certo. sicuramente le situazioni vanno giudicate a seconda della squadra che gestisci. Non mi sembra che, cioè il Milan era un problema molto più grosso perché avete avuto 20 e passa, Quasi 30, credo, cioè anche mai forse di più. 30 muscolari. quindi era diversa. Qua non lo so. Perché noi diciamo, quando magari giochi male la partita precampionato, eh sì, avevano le gambe pesanti, cioè sono tutte cose di calcio, l'importante è che non ci siano infortuni gravi, quelli sono pesanti. Certo. Marcello, anche secondo te è tutto nella norma, insomma? Ma sì, cioè io l'Inter la giudico comunque la squadra più forte, che poi possa avere un po' qualche calo di preparazione. Non mi sembra che sia, non bisogna allarmarsi. Ma vieni giù a Genova, Becca, la prossima settimana, che qua ti aspettano, mi hanno detto Manassi. Genoa-Inter, debutto dell'Inter. Vieni giù, dai, andiamo a farci un bagno, vieni, vieni giù. Ma Andate no. insieme allo stadio, tu e Chirico, a Porta la vedere ciambella con Genoa-Inter. lui. Ci menano Porta tutti e la due. ciambella, dai, No, ti porto a fare un giro. ci menano tutti e due. No, ma io mi metto la maglia del Genoa, ti accompagno. Ah, credo. No, beh, sì, che so io i posti lì dove disperderti. Dai, che poi andiamo a fare un bagno assieme e ti affogo, dai. È sempre stato il sogno della mia vita fare il Facciamo bagno. un'immersione insieme. L'Inter che hai visto l'altra sera dal vivo, che sensazioni ti ha dato? Al di là No, è che è un sempre. amichevole, questo è Allora ovvio. io quando ci minimizza, sono minimizzano. mi basta quello che ho visto, non mi interessa il risultato perché insomma il calcio senti il profumo, vedi l'idea, vedi come uno stoppa la palla, come si cercano, poi puoi sbagliare il passaggio, puoi prendere anche 2 gol, però l'impressione è che sia una squadra che se la può giocare con tutti. Questa è la sensazione Ma del resto negli anche Marotta ha detto che ultimi. l'obiettivo di quest'anno, adesso sto parlando seriamente, Marotta ha detto che l'obiettivo di quest'anno è la Champions. Andare Cioè, avanti in quando un Champions, sì. presidente, sì, però quando un presidente parla così vuol dire che
è sicuro dei propri mezzi della sua squadra, ma io penso che al di là di quello che ha detto però, finora il precampionato, l'Inter rimane comunque la squadra favorita. Però Marcello, anche il linguaggio nostro, è chiaro che il percorso degli ultimi anni, hai vinto il campionato, la seconda stella, è normale che cerchi di... Poi dopo c'è qualcuno, ecco, l'obiettivo dell'Inter si concentrerà solo sulla Champions League. No, no, la però Champions, lui dice, è chiaro la Champions, che quest'anno il sogno è quello, no? È ma certo, il sogno è sempre di tutti, lo so, non si deve negarlo. Ma cioè, chiaro, però non è come andare a bere il caffè la mattina, cioè ci devi arrivare, so, però già rimane fatto, comunque un'ambizione. Ti ripeto, perché secondo me c'è qualche interferenza che non ti arriva lì. Secondo me già il fatto... Interferenza. Dopo te la spiego. Ti sto dicendo, già il fatto che te la puoi giocare con tutti, secondo me, sì, è un livello altissimo. Poi nel calcio ci sta a vincere, ci sta anche a non vincere, però cioè, erano anni che aspettavamo che... Ma poi l'Inter è già costruita, cioè mentre la Juve è in costruzione, il Milan si sta anche lei cercando la giusta... L'Inter è già costruita, già assemblata bene, ha aggiunto due pedine importanti. Secondo me, poco poi è chiaro, perde con la Littiad, ci facciamo due risate, hanno perso con gli altri. Vabbè, però Marcello, no, sempre l'Inter. Praticamente Marcello è talmente pronta che probabilmente è già finito il ciclo. Potrebbe essere già finito il ciclo, no? Talmente matura, che era arrivare in fondo. Adesso non so, secondo me rimane favorito. Ha tirato un carico da 11, trovando subito la sponda di Chirico, ovviamente. Le tre vittorie che hanno fatto là, dove... Oh, è impazzito, la tournée americana. Chiama tuo nipote, dai, augura la buonanotte a Becca. Gianni, chiama tuo nipote. Lo voglio conoscere. Che... C'è poi anche da capire il mercato dell'Inter da qui al 30 di agosto, perché l'Inter è una squadra praticamente finita, no? A livello di operazioni, tranne due tasselli. Beh, insomma, uno davanti e un difensore, l'Inter li sta cercando. C'è un problema però, Becca, Arnautovic e Correa, che non rientrano nei piani dell'Inter. Però Arnautovic probabilmente resta. La Correa è un problema. Correa è un problema. Cioè, quando arrivò, io pensavo riuscisse a fare molto, molto, molto di più. Però negli oltretutto ultimi voluto anni, proprio da Inzaghi, che l'aveva avuto alla Lazio. E no, poi si era presentato bene, le prime due partite aveva fatto quel gol a Verona sì, lì. Sì. Però probabilmente, non lo so, cioè di solito i grandi stadi, le grandi squadre ti aiutano a migliorare ancora di più. Lui ha avuto un'evoluzione, si dice involuzione sì, al contrario. Che sì. Mi ricordo che ne parlavamo su The Kettler, tu dicevi quando tu arrivi a San Siro ti deve esaltare San Siro, non ti deve... Esatto. E invece con Correa è successo sì, quello... Spiegaglielo bene a Chirico che io... Cerco di aiutarlo. Ma lui non ti segue, non dici? Mi segue non... sempre. Ma non lo convinci, vedi? Non ho bisogno del badante. Marcello, perché secondo te l'Inter non avrebbe bisogno di un quarto attaccante? Ma no, ma per me l'Inter è a posto così. Per me l'Inter è a posto così. Poi, perché poi secondo me non hanno neanche loro... con chi triare su tutta questa disponibilità che immaginano, perché loro si sono inventati sta cosa, non becca, però quelli che ho sentito, no, in giro, ma chi tre, il fondo più forte del mondo, quello più ricco del mondo, compriamo chiunque. Non è così, un fondo non è che si mette lì a fare adesso le spese pazze, la cosa che vuole fare il fondo è tenere in regola i conti. Hanno già preso Taremi e Zielinski. Per me hanno già preso due ottimi giocatori, due ottimi rinforzi. Cosa hanno bisogno ancora? Poi ragazzi, ma se tu giochi con due punte e ne hai solo tre, perché ripeto, Arnautovic e Correa, io ti dico nei piani, no, della società. Poi spostiamo Mitraglietta più avanti e Mitraglietta. Che infatti è stato provato, no? Mkhitaryan credo che sia Mitraglietta. Ecco, quello lì. Mkhitaryan. Ma Michi, lascialo dov'è, che fa benissimo lì nel suo fatto, ruolo. Io non me l'aspettavo, ha fatto delle cose... Ma poi scusami, ci avete Lautaro, Thuram, Taremi, a me Arnautovic, cioè mi mancano gli attaccanti. No, per me... Cioè, appunto. Non ho problemi. Allora. Beh, tu Marcello, tu oggi Arnautovic lo vorresti alla Juve come vice Vlahovic? No, io non vorrei proprio Vlahovic, questo è un altro discorso. Tu nemmeno Vlahovic. Io proprio non vorrei Vlahovic. Puoi darlo a Becca? Chiunque lo vuole.
A me Vlahovic non di mi piace. Marcello, mi hai stupito, non ti piace Vlahovic? Non mi piace. No, non mi piace. Non mi è mai piaciuto, continua a non convincermi, non mi convincerà, Ma penso, perché farà un'altra annata delle sue. l'atteggiamento suo o ti aspettavi il giocatore che facesse proprio la prima Tutte e due le punta? cose, Becca. Mi aspettavo un atteggiamento diverso perché quando sei in campo tu sei stato un grande giocatore e sai che quando in campo prevale il nervosismo tu non rendi. E ti ricorderai quelle partite che magari anche tu eri nervoso, non riuscivi a rendere. Quando non sei nervoso ti riesce tutto. Lui è sempre nervoso e già quell'atteggiamento non mi piace. Secondo lui non fai i gol che vorrei che facessi. Non li No, fa, poi non no, mi puoi no. venire sempre a raccontare, non tu, dico in genere, vieni a raccontare, ma ha fatto il gol decisivo quest'anno a Frosinone, ha fatto il gol con la Salernitana, vabbè, ma oh, io voglio che faccia i gol decisivi a San Siro con l'Inter, col Però Milan, per far a Napoli, quello, quando ha avuto tre occasioni. perdonami Marcello, per far quello però devi Prego. essere libero mentalmente. Io invece ho avuto sempre la sensazione opposta, che lui talmente ci tenga a far bene che lo faceva in modo È sbagliato. troppo Che carico. ogni. Appunto. Che, sì, perché per la voglia di dimostrare anche le cose semplici. Ma poi non dimostri niente, però. Lo Però poi non so. dimostri niente. E allora a me non piace uno così. E no, Puoi anche ma. aver voglia di dimostrare, me lo devi dimostrare. E devi cambiare atteggiamento. Sì, Mentre invece lui non lo sicuramente. cambia, a me non piace. Non è Cioè, un attaccante, ogni secondo me la pallone, maglia della Juve gli pesa anche sul troppo. fallo Gli pesa troppo. laterale andava a 3.000 all'ora Sì, sì. sì. Con il rischio poi di sbagliare magari delle Esatto. occasioni più No, ma la facili. testa, allora al di là che calcio è cambiato tutto, però la testa, ricordatevi che è sempre quella che fa la differenza. Certo. Gianni, tornando invece sul discorso attacco Inter, Arnautovic e Correa, più Correa che Arnautovic, però entrambi, diciamo, l'Inter se potesse li venderebbe, farebbe spazio, no, per prenderne un altro. E invece è molto difficile fare questo. Arnautovic ha già detto che non vuole assolutamente andare via dall'Inter e fa bene perché comunque è un giocatore che gli può servire sicuramente. Lo scorso anno ha avuto qualche problema di infortuni, non è riuscito ad esprimersi con idea anche perché è esploso Thuram e quindi di fatto il suo ruolo di secondo attaccante diciamo, è stato portato via da Thuram. Ma secondo me con questi giocatori vabbè, Correa è da vendere, adesso vedranno come se mandarlo in prestito, come riusciranno a fare, perché davvero è stato un problema purtroppo, che è stata una delusione, perché noi ogni volta che giocavamo, quando ero nella Lazio, giocavamo contro di noi, ci castigava sempre, era diventata una specie di ossessione per il Milan Correa. Però l'Inter è a posto così, sono d'accordo anche io con quello che dice Marcello, chi vuoi aggiungere, insomma, perché poi... Anche stare in panchina non va bene, insomma, siccome si sa bene che le alternative a Lautaro e Taremi, insomma, poi di fatto c'è anche Thuram che ambisce a un posto da titolare, che di fatto lo scorso anno si è Giustamente. meritato. Però, insomma, ecco, il giro c'è, sono a posto, insomma, non hanno bisogno secondo me, di un altro attaccante. E poi c'è il discorso difesa. Qui, Becca, mi sono un po' stupito perché Marotta avrebbe preso uno come Hermoso o Riccardo Rodriguez, diciamo un parametro zero, pronto, no? Già pronto all'uso. E invece è arrivato il diktat di Oaktree, prendiamo un giovane. E quindi cambia un po' anche la strategia di mercato, no? Si va su un giovane, come hai fatto l'anno scorso con Bissek? Diciamo un ragazzo da far crescere nel tempo. La È la strategia strategia è giusta, sì, dici, eh? perché prima secondo me, avendo gli obiettivi da raggiungere, vai su persone esperte, giocatori già pronti per raggiungere. Adesso che hai fatto risultato, hai fatto grandi cose, cominci anche a inserire dei giovani per l'investimento futuro. Questa è la strategia, chiaramente. È la strategia tipica del fondo americano, no, Gianni? Tu hai imparato a conoscerla in questi anni. Sì, no, beh, ma i fondi americani, il fondo in generale, basta capire cos'è un fondo, non nel calcio, ma nell'economia. Il fondo è che ognuno di noi gli dà i suoi risparmi e vuole una resa di questi suoi soldi che gli presta. E quindi la prima cosa che fa un fondo quando investe in un prodotto, che sia un'azienda che fa automobili, biciclette o lavatrici, oppure una squadra di calcio, certo non deve avere dei deficit e non deve avere dei conti in rosso, quindi la prima cosa è sanare i conti e cercare di valorizzare al massimo le proprie risorse per poterle far crescere, fare delle plusvalenze, in modo che nel momento in cui arriva un signore con un bel portafoglio e dice scusate, voglio prendermi il Milan, voglio prendermi l'Inter piuttosto che la Roma, sono disposti a mettere i soldi e portare a casa un bel utile, cosa che
ha fatto chiaramente, ha fatto nel, fino adesso tutti i fondi di investimento hanno fatto queste robe, sono tutti fondi speculativi, per cui non aspettiamoci, se anche arriva un fondo arabo non cambia niente. Il concetto è quello, nessuno può, può permettersi, di chi amministra un fondo, di non avere dei bilanci in sanità. Però io volevo fare una domanda a tutti, che io mi sto domandando, da tempo, da quando è iniziato questo mercato. Come mai nessuno dei big italiani è stato chiesto all'estero, tranne Calafiori probabilmente, che è andato via? Ma insomma, tutti i giocatori che si sono messi in luce nel nostro campionato, voglio dire, a partire da Lautaro, a Leao, a tutti questi giocatori. Tu dici perché non sono arrivate delle offerte big? Insomma, evidentemente l'appeal, no, che può avere la Serie A non è sempre visto uguale anche all'estero.